Dodicesima vittoria consecutiva del Bardolino Verona, che infligge un tennistico 6-0 al giovane rimaneggiato Monza e raggiunge quota 53 in classifica a 3 giornate dal termine del massimo campionato. Un punteggio che nella stagione 2004-2005 aveva permesso alle gialloblu di conquistare il primo storico scudetto, mentre oggi la Torres, che ha superato 2-0 il Chiasiellis, è sempre incollata ad una sola lunghezza. Sul morbido tappeto del Belvedere, le veronesi, prive ancora dell'infortunata Gabbiadini, partono subito in attacco e falliscono la prima opportunità con Boni a pochi secondi dal fischio d'inizio. Dopo un tentativo di Schiavi, che trova sulla traiettoria la compagna di squadra Valetto, a sbloccare il risultato ci pensa al 23esimo l'intramontabile Patrizia Panico. La numero 9 scaligera riceve da Tuttino, supera un'avversaria e appena dentro l'area trafigge Ferraro con una precisa conclusione a fil di palo. Panico ci prova poco prima del riposo, ma la sua girata al volo termina alta. In apertura di ripresa il bomber romano si scatena e chiude il match in pochi minuti. Al quinto la gialloblu va sul fondo e mentre tutti attendono il cross al centro area, inganna Ferraro spedendo sul secondo palo un rasoterra di piatto destro. Passano meno di 3 minuti e Patrizia Panico fugge sulla sinistra, si accentra, entra in area e sull'uscita del portiere mette dentro il gol della tripletta personale, riagguantando la vetta della classifica cannonieri. Messo al sicuro il risultato, mister Longega concede un po' di riposo a Parisi, sostituita da Girelli. Proprio la neoentrata sigla il gol più bello della giornata. Azione manovrata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, cross di Capitan Boni pennellato per Girelli che stacca di testa e manda la sfera ad incrociare sul palo lontano. La bresciana concede il bis poco dopo. Il cross questa volta arriva dalla destra e l'ennesima inzuccata di Cristiana Girelli va ad infilarsi all'incrocio dei pali. Le brianzole non riescono più a contenere le folate offensive delle gialloblu, che colgono la traversa con la solita Panico e in zona Cesarini realizzano la sesta ed ultima rete grazie ad Alessia Tuttino, che mette dentro di sinistro. Con il set rifilato alle lombarde prosegue dunque la corsa in vetta del Bardolino Verona, che tuttavia non riesce a scrollarsi di dosso una Torres altrettanto straordinaria. Ora la lunga sosta per gli impegni delle nazionali azzurre, prima delle ultime 3 decisive gare.